Buonasera a tutti. Viviamo questa serata come un invito alla fraternità, un invito alla lettura dell'enciclica che Papa Francesco ha inviato a tutti, fratelli tutti, appunto. Mi verrebbe da salutarvi, salutarci così. Buonasera, fratelli e sorelle. È stato il saluto di Francesco, Papa Francesco, in marzo 2013, là sulla Loggia Vaticana. Qualcuno si è fermato di più al buonasera e ci ha colpiti tutti quanti. Però, se la ripensiamo oggi, lui aveva detto fratelli e sorelle, buonasera. Quindi questa enciclica probabilmente ci aiuta a riscoprire un messaggio originario già incorporato da Francesco, ma anche dalla Chiesa, appunto la fraternità. Vogliamo appunto approfondire, cogliere l'invito a entrare nella fraternità grazie a questo testo e a questa parola forte. Sarà una serata in cui già subito vi chiediamo un po' scusa se questa digitalizzazione, questa assenza di presenza fisica ci porta a essere un po' distanti da voi. Forse cadrà anche la connessione, forse non saremo così ben connessi. Ebbene, sopportiamo anche questo. La fraternità sicuramente ha anche a che fare proprio con le difficoltà. Non è mai lineare la fraternità e forse esce proprio dagli schemi. Allora, due parole per introdurci e poi dare la parola ai nostri amici, a queste voci che ci aiuteranno a farla risuonare di più, la fraternità. La prima è una parola sul buon samaritano, è un buon compagno di viaggio che ci aiuta a entrare nel cuore del messaggio. Anche il Papa lo utilizza, Francesco, come icona biblica nella seconda parte. Ma in realtà, lo sappiamo, viene dal Vangelo. Ecco, allora riprendiamo questa parabola raccontata da Luca. È bella questa parabola. È una storia non tanto di fraternità immediata, non c'è la parola fratello. Eppure forse lì c'è la risposta a quella domanda fatta in Genesi 4. Dov'è tuo fratello? Quando Caino uccide Abele. Allora, noi sappiamo che i due fratelli e la fraternità è sempre la fraternità da costruire. E i due fratelli non è che si volessero un bene dell'anima, non esiste una fraternità irenica. In quell'abbraccio tra i due che possiamo immaginarci c'è una sorta di risposta. Van Gogh, 1890, nella sua predicazione, magari l'ha pure predicato, fu un missionario Van Gogh, poi nella sua missione pittorica fece la pittura di questa parabola, 1890, proprio pochi mesi prima della sua morte. E lui sappiamo che ebbe un fratello molto vicino. Teo. Lui dipinge questa scena, il samaritano che si carica un uomo mezzo morto, i due hanno i pantaloni, le vesti uguali. Allora lì scopriamo una buona chiave. Questi due erano fratelli perché appartenevano a quasi allo stesso stato, ma erano anche nemici. I samaritani non erano proprio per nulla ben visti dai giudei e viceversa. Ma lì c'è un abbraccio. Un abbraccio e i due si scoprono fratelli, vivono la fraternità lì, è ben rappresentata. Fraternità ti spinge e si apre fino all'eccesso e i nostri amici ci aiuteranno anche a vedere questi eccessi della fraternità, in positivo, e in negativo. E un'altra parola, per poi aprire le danze, è questa. Ci ricordiamo del motto della Rivoluzione francese, Liberté, Égalité, Fraternité, tre sorelle. Ricordo in una lezione di un professore nella specializzazione, ci diceva, la libertà e l'uguaglianza sono le due sorelle grandi e la ragione anche illuminista, ha saputo spiegarle. La ratio l'ha saputo vivere, l'ha saputo dire, raccontare la modernità. Ma la fraternità dove è finita? È stata lasciata alla parrocchia. Ma non dobbiamo manco banalizzare questa definizione, ma ci aiuta a intuirne una prospettiva. La ragione molte volte non ha saputo dare corpo, spiegare, quasi, intendere la fraternità. Ecco, anche un po' il compito nostro. Dare parole e dare corpo a questa fraternità. Allora, come comunità della città di Fossano, vorremmo spingerci a pensare e a dare corpo alla fraternità.
Forse addirittura il nostro pensare troppo, pensarci come comunità certe volte ci aiuta solo a guardare un po' troppo il nostro ombelico. La fraternità invece è proprio un invito all'universalità, ma nella concretezza dei rapporti comunitari. E quindi noi ringraziamo i nostri tre amici che ci hanno dato segnale positivo, non nel senso del virus, e hanno colto l'invito a leggere l'enciclica e a dirci dal loro punto di vista, delle loro professioni, della loro esperienza, una parola forte su questo testo. Il primo che ci aiuta è Adriano Favole, professore, docente universitario di antropologia, antropologo di professione ma anche sul campo, e quindi dal suo punto di vista di studioso ci dirà cosa questo testo dice a lui e dice alla sua disciplina. Grazie a lui.